che io porto saluto dal presidente della nostra zona, Lorenzino Romano, e in più porto saluto dal nostro presidente onorario Ambrosi Pietro, che è qua presente, e vorrei un applauso. Grazie. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per questo monumento. Volevo ringraziare anche l'azienda agricola Piona, che ci ha donato quel cippo. Quel cippo era un sasso, come si dice adesso, comunque da quel sasso è uscito fuori un monumento che lì rappresenta i nostri ex internati di tutte le guerre. Comunque ringrazio tutti, perché in questo momento io sono un po' agitato, ma comunque non fa niente. In questo momento che va avanti dobbiamo essere uniti. Poi ho visto molti giovani, che quelli sono i nostri rappresentanti di domani, e vorrei fare un applauso ai nostri giovani, perché sono loro i tesserati. Sono loro che devono portare avanti domani queste cose, perché altrimenti queste cose andrebbero finite. Buongiorno a tutti e ringrazio il presidente Faccioli delle bellissime parole, soprattutto nei confronti dei giovani, che è il nostro futuro. Signor Sindaco, reverendi parroci, comandante Bosetti, presidenti delle varie associazioni d'arma e non concittadini tutti. Oggi, qui a San Giorgio, oltre a festeggiare il 25 aprile, festa della liberazione dall'oppressione nazifascista, inauguriamo questo monumento dedicato a tutti gli ex internati di tutte le guerre. Ora, per ragioni anche di tempo, leggerò solamente le persone residenti nella frazione di San Giorgio in Salice, internate, che sono una cinquantina. Ambrosi Pietro, Brazioli Mario, Bonetti Gaetano, Borgognoni Riccardo, Bosio Luigi, Bozzini Aldo, Castioni Erminio, Costa Vittorio, Foroni Bruno, Gaburro Agostino, che ci ha lasciato qualche mese fa purtroppo, Gasperi Pietro, Gasperi Angelo, Gasperi Salvatore, Granuzzo Eugenio, Giacomelli Attilio, Guerra Adelino, Gugule Adelino, Mazzurega Nerio, Pachera Attilio, Pachera Luigi, Rezzadori Adelino, che in questi giorni qua ho visto sul sito del Baco che è stato pubblicato proprio il suo diario di prigioniero, Stanghellini Umberto, Tabarini Ernesto, Tosi Gino, Tomelleri Alessandro, Tomelleri Angelo, Troiani Guido, Vaccaro Leone, Valbusa Mestrone, Vantini Marcello, Venturelli Bernardo, Zanini Stefano, Cagliari Francesco, Calabretto Eugenio, Calpumo Dino, Castioni Giovanni, Colombo Gianluigi, Falconi Ottavio, Farina Enrico, Meneghelli Emilio, Marchi Romeo, Mazzurega Novellino, Pizzini Carlo, Polato Angelo, Tomelleri Mario, Tosoni Guglielmo, Zoccatelli Guerrino, Rippa Remo, Banali Angelo, morto carabiniere, morto in campi di concentramento, e anche Soletti Pietro, morto in campo di concentramento. Ecco, per queste persone vorrei, e tutti gli internati di tutte le guerre, un grande applauso. Buongiorno a tutti, è con estremo piacere che come rappresentante del gruppo Fanti mi associo ai ringraziamenti e porgo un saluto alle autorità civili, militari e religiose qui presenti all'inaugurazione di questo cippo dedicato agli ex internati. Credo fortemente che questo sia il modo per rendere il giusto tributo a quanti militari e civili si sacrificarono per difendere un territorio, il nostro, che ha subito le atrocità del conflitto mondiale. Atrocità che ancora oggi, a distanza di quasi 70 anni, devono rimanere ben presenti in tutti noi
per evitare il loro ripetersi. Oggi non possiamo che essere riconoscenti a quella generazione di uomini che con i loro sacrifici hanno saputo tramandarci un grande patrimonio di valori. È doveroso ricordare con gratitudine e riconoscenza tutti coloro che hanno speso la loro giovane esistenza per l'Italia e per il nostro Paese. È importante che le nuove generazioni facciano patrimonio di questi sacrifici e che ricordino sempre le vicende che hanno caratterizzato l'esistenza di chi ci ha preceduto. Nostro comune impegno deve essere quello di continuare a testimoniare nella società, nelle scuole e nei giovani tutti quei valori che abbiamo ricevuto in eredità. Grazie a tutti. E anche per coloro che sono rimasti in Italia ma hanno dovuto fare una vita da cani a nascondersi per non essere deportati. Ringrazio la banda che è sempre con noi e ci accompagna sempre con tanto onore, e vi porgo i saluti miei personali e di tutto il gruppo Alpini. Io voglio ringraziare soltanto San Marco in questo momento, perché ci ha donato una giornata splendida di sole che ci ha permesso di festeggiare degnamente questo cippo e tutta la memoria storica che rappresenta. Infatti non c'è civiltà se non c'è ricordo del nostro passato, dei nostri caduti, e quindi grazie ancora a tutti quelli che hanno collaborato oggi, perché è un segno importante della nostra civiltà e della nostra storia. Buongiorno e buona festa a tutti. Grazie.